Buongiorno ragazze, oggi cerco di rendere questa giornata produttiva, visto che sono sveglia da prestissimo, per due ragioni. Uno perché Kino questa mattina già alle 6 ha iniziato a smuovermi, tipo mamma portami fuori. Due perché accanto alla nostra camera da letto stanno interamente costruendo un palazzo, e questo da quando siamo in realtà entrati dentro questa nuova casa, quindi ci convivo praticamente da sempre, però questa mattina in particolar modo ho sofferto il dovermi alzare molto presto perché vengo da un periodo sicuramente in cui mi sento particolarmente stanca, il cambio stagione, è arrivato il caldo a Milano. Comunque mi sono alzata, ho portato già fuori Kino, ho bevuto il mio caffè, adesso cerco di sbrigare una serie di cose perché oggi ho un sacco di impegni di lavoro, tra l'altro Andrea partirà, andrà oggi. Dicevo che Andrea oggi parte per andare ad Osimo. Io ho degli impegni, quindi lo raggiungerò domani, porterà con lui Kino, quindi starò oggi praticamente da sola, nonostante sia molto impegnata, e approfitto per pulire casa perché chi ha cani, animali in generale può capire cosa significa avere animali in casa. Io ogni giorno davvero non so quanti peli tolgo, ho comprato di tutto, la scopa di silicone, lo Swiffer, cioè ho veramente qualsiasi strumento possibile e inimmaginabile, ma i peli di Kino sono sempre ovunque. Come devo fare? Cioè non davvero, a volte mi viene da urlare. Adesso ho 80 anni che cammino, non è vero che faccio così. Questa invece è Rosy, così. Con le manine così. Sì. E il collo così e la gobba, un po' di gobba.